Adagiato nell'ampia valle che dalla pianura apre alla via delle Alpi Bellunesi e al Cadore, Vittorio Veneto si dispiega lungo la sinistra orografica del fiume Piave. Il paesaggio collinare che abbraccia la città, importante polo culturale ed industriale del nord-est, è caratterizzato dalla rinomata ed estesa produzione vitivinicola del Prosecco Superiore. Sede vescovile da oltre 1000 anni, medaglia d'oro al valor militare per il suo impegno nel periodo della Resistenza, la città è universalmente nota quale luogo della vittoriosa battaglia finale della Grande Guerra. Vittorio Veneto è una città che si trova ai piedi delle Prealpi Trevigiane, a metà strada tra Venezia e Cortina, in una zona che da pianeggiante comincia a salire verso le nostre montagne, verso le Prealpi Venete. Vittorio Veneto, così come la conosciamo oggi, prese forma nel 1866 dall'unione di due antiche città, la contea vescovile di Ceneda e il borgo mercantile di Serravalle, unificate nel nome del primo re d'Italia, Vittorio Emanuele. Successivamente, nel 1923, fu aggiunta la localizzazione geografica. L'antico borgo di Ceneda, di probabile origine celtica, assunse un ruolo di preminenza nel contesto territoriale in epoca franca, con l'installazione nel presidio fortificato del castello di San Martino di un vescovo conte, che eserciterà il proprio potere spirituale e temporale sino agli albori dell'età contemporanea. Abbandonata al volgere dei secoli questa seconda prerogativa, Ceneda è ancora oggi sede della diocesi di Vittorio Veneto, che si estende attraverso due regioni e 4 province, dalle Alpi al mare Adriatico. Grazie al rilievo delle sue architetture civili e religiose, per la qualità delle sue piazze e per il numero, la varietà ed il pregio delle collezioni pubbliche, storico-artistiche ed etnografiche, Vittorio Veneto è un'importante città d'arte. Il nostro itinerario prende avvio da Ceneda, per la precisione dall'ampio porticato della Loggia del Sansovino, e attraversa il territorio che vede ai vertici i due borghi storici, il polo spirituale ed amministrativo di Ceneda e quello mercantile di Serravalle, congiunti dai lussureggianti parchi verdi che valgono a Vittorio Veneto l'appellativo di città giardino. Siamo nella loggia disegnata da Sansovino. Una volta questo palazzo era municipio di Ceneda. Oltre a questa bellissima costruzione, che oggi è adibita al Museo della Battaglia, abbiamo qui a fianco la cattedrale di Vittorio Veneto, che si affaccia sulla piazza intitolata a Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che è stato vescovo della nostra città. Di fronte al museo c'è il seminario vescovile, in cui studiò fra l'altro anche Lorenzo da Ponte, che è nato presumibilmente a qualche passo da qui, il famoso librettista che fu artefice assieme a Mozart della celeberrima trilogia mozartiana Così fan tutte, Nozze di Figaro e il Don Giovanni. Oltre a questo abbiamo il municipio, che ovviamente ha 150 anni perché è stato costruito quando la città è nata, e a Serravalle, considerata la piccola Firenze del Veneto o piccola Venezia, è un centro storico di grandissimo valore, in cui spiccano il Museo del Cenedese, la chiesa di San Lorenzo dei Battuti, il rinnovato Teatro da Ponte e la chiesa di Santa Maria Nova e il Duomo di Serravalle, in cui fra l'altro c'è una pala di Tiziano, la cui figlia abitava nel Palazzo Sarcinelli a Serravalle. Il borgo di Serravalle è da cartolina. La piazza principale, dedicata al letterato rinascimentale Marcantonio Flaminio e sulla quale affacciano gli edifici monumentali in stile gotico veneziano, è chiusa da un lato dal rapido corso del fiume Meschio, che penetra nel cuore della città.
Monumentale tra le numerose dimore della nobiltà e dell'alta borghesia veneta, il Palazzo Minucci de Carlo, oggi sede di una collezione straordinaria di oggetti, opere d'arte e documenti, raccolti dall'ultimo proprietario Camillo de Carlo, eroe della Grande Guerra e successivamente agente segreto del governo italiano. Vittorio Veneto, inoltre, è depositaria di un importante tassello di storia contemporanea. Lungo la sponda sinistra del Piave si combatté la battaglia finale della Prima Guerra Mondiale. Sicuramente Vittorio Veneto è un nome che richiama al mondo intero la fine della Prima Guerra Mondiale, perché è riconosciuta universalmente la fine del fronte italiano della guerra il 31 ottobre del 1918, proprio con la battaglia di Vittorio Veneto, che si conclude con la presa del quartier Tappa austro-ungarico qui in questa città, che era stata occupata dal novembre del 1917 dopo la sconfitta della dodicesima battaglia dell'Isonzo da parte dell'esercito italiano, che è più comunemente nota come la disfatta di Caporetto. Da lì le truppe italiane si sono inondate oltre il Piave, la linea del Piave, e hanno portato dietro di sé ovviamente gli inseguitori, l'esercito tedesco ed austro-ungarico, che si sono posizionati in queste zone, e dalla novembre del 17 all'ottobre del 18 questa è terra di occupazione. Ecco che quindi le vicende storiche dell'ultimo anno di questa tragedia immane che è la Grande Guerra hanno visto uno dei palcoscenici più cruenti e importanti proprio su questo territorio. Una complessa area espositiva nata nel 1938 in occasione del ventennale della vittoria grazie alla donazione del vittoriese Luigi Marson, un ragazzo del 99 che iniziò a raccogliere gli oggetti legati alla sua esperienza bellica già sul campo di battaglia. Successivamente, il museo allestito nell'antica loggia civica della città di Ceneda si arricchì grazie ad altre donazioni, come una raccolta di grafici e documenti ufficiali devoluta dallo stesso Ministero della Guerra e la collezione di fotografie di Luigi Marzocchi, l'operatore fotografico del Comando Supremo Italiano. Se l'allestimento tardo ottocentesco si è mantenuto sino al 2010, il Museo della Battaglia ha potuto contare su un'approfondita operazione di ripensamento dell'itinerario espositivo. Grazie ad un cospicuo finanziamento europeo e regionale, il nuovo Museo della Battaglia si proietta nel XXI secolo dotandosi di un linguaggio e di una modalità allestitiva estremamente immersiva e contemporanea. Il Museo della Battaglia, riaperto e riallestito, è suddiviso in tematiche che trattano proprio dell'ultimo anno di guerra, tra il 17 e il 18. Il primo livello infatti tratta la vita in trincea e tutto quello che ha voluto dire questo luogo straziante nel quale i soldati, migliaia e migliaia di soldati, erano costretti a vivere. Nella sezione dell'occupazione invece troviamo tutte le tematiche, le sfaccettature, la declinazione della vita di un anno che noi ancora oggi chiamiamo qui l'An de la Faim, cioè l'anno della fame, che ricorda appunto gli stenti patiti dalle popolazioni occupate, stiamo parlando principalmente di bambini, donne, anziani e sacerdoti, ma anche degli stessi soldati occupati. Si passa poi all'ultimo livello, dove c'è invece la sezione dedicata alle battaglie del Piave, le tre battaglie del Piave, con particolare riferimento chiaramente alla battaglia di Vittorio Veneto. Gli anni 10 del XXI secolo, dunque, rappresentano un periodo di trasformazione necessario ad intercettare l'interesse delle giovani generazioni in preparazione del grande anniversario del centenario.
il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, in collaborazione con il Museo di Storia del Novecento di Crocetta del Montello, ha potuto garantire un ulteriore finanziamento di 60.000 euro per poter lavorare all'interno di questo museo e dell'altro museo con nuove attività. Hanno partecipato a questo finanziamento e sono diventati partner di questo grosso e importante intervento anche due istituti scolastici, insieme ad un'associazione culturale a Regola d'Arte, ed insieme abbiamo costituito questo programma che è scandito in diverse azioni di recupero anche del materiale nascosto, tra virgolette, del museo. Quello che è esposto sono una parte solo dei documenti contenuti, e quindi per poterli portare al pubblico si è pensato ad un progetto di digitalizzazione, soprattutto di documenti fotografici e scritti, documentali, e poi alla costruzione di percorsi didattici chiamati Il Museo Nascosto. Oltre all'attività di ricerca, digitalizzazione e studio, sono tanti gli eventi che vedranno il Museo della Battaglia incubatore e serbatoio di conoscenza. I fruitori del Museo della Battaglia e del Museo della Guerra di Crocetta del Montello non visitano solo, ed è già tanto, le sedi espositive, ma possono partecipare anche ad eventi culturali. Sono stati organizzati circa una cinquantina di eventi culturali collaterali, sempre legati ai temi della Grande Guerra, quali spettacoli, concerti, promozioni e presentazioni di libri e di eventi. Le celebrazioni del primo centenario dalla fine del primo conflitto mondiale sono un appuntamento al quale la città di Vittorio Veneto si presenta pronta e propositiva. Centenario della fine della Grande Guerra che vede Vittorio Veneto ovviamente protagonista in quanto città della vittoria per antonomasia. Già nel 2015 abbiamo iniziato un percorso che ci porterà piano piano al 2018 con tutta una serie di iniziative. Iniziative finalizzate principalmente a far capire non tanto che la commemorazione del centenario è la celebrazione di una vittoria, perché non è questo che noi vogliamo, quanto ricordare quel periodo e quanto la pace sia importante, quanto sia un valore essenziale per la nostra comunità. Quindi conferenze al Museo della Battaglia, apertura alle scuole, perché è per noi importante trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quello che fu la Grande Guerra, la sofferenza, la drammaticità e l'atrocità di quel conflitto, proprio perché si capisca che la soluzione della guerra non è una soluzione accettabile e bisogna trovare altri metodi per risolvere le controversie tra gli Stati. Arriveremo nel 2018 con un bagaglio culturale di conoscenze relativo non soltanto al primo conflitto mondiale, ma anche a quelle che sono state poi le sue conseguenze nella storia europea e mondiale, a partire ad esempio dal conflitto medio orientale che discende direttamente proprio da scelte fatte al termine della Grande Guerra e che influiscono gioco forza sulla vita di tutti noi. A Vittorio Veneto, dunque, micro e macro storia trovano un punto d'incontro. Dal Museo della Battaglia agli innumerevoli eventi disseminati sul territorio, in questo lembo di terra tra il Piave e le Alpi, la storia continua a pulsare attraverso le parole dei suoi protagonisti e dei suoi testimoni.